in diretta dalla Pala Attina di Motta San Giovanni Lazzaro per il quarto di finale della categoria Under 19 tra Calabria e Basilicata, squadre che fanno il loro ingresso in campo. Andiamo a leggere le formazioni. La Basilicata si schiera con 1 Potenza, 2 Silletti, 3 Filippo, 5 Lucisano, 6 Di Stasi, 7 Saponara, 8 Bruno, 9 Fortunato, 10 Sigillino, 11 Iannuzziello, 12 Cataldo, allenatore Fabio Sant'Arcangelo. La Calabria con 1 Gulli, 2 Careri, 3 Campana, 4 Verardi, 5 Spanò, 6 Chiappetta, 7 Caracciolo, 8 Gentile, 9 Tigani, 10 Ali, 11 Gallo, 12 La Corte, allenatore Francesco Mendicino, gli arbitri dell'incontro Moreno Longo della sezione di Paola, coadiuvato da Alessandro Gionfalo come secondo arbitro della sezione di Rossano, al crono Giuseppe Ditto di Reggio Calabria. Con velenvoli di rito prima della gara, Calabria che è passata da prima nel girone con 7 punti, ricordiamo le vittorie su Trento per 6-1, sulla Lombardia per 8-1, poi il pareggio 0-0 con la Puglia, seconda invece la Basilicata nel proprio raggruppamento. E adesso si scontrano per questo quarto di finale. Ancora i saluti tra le squadre e le due panchine prima del fischio d'inizio dei 20 effettivi della prima frazione di gioco. Vediamo i due quintetti che si vanno a sistemare sul parquet. Calabria che ormai si schiera con il quintetto collaudato, dovrebbero essere Gulli tra i pali, 4 Verardi, 8 Gentile, 10 Ali, 11 Gallo, i 5 scelti da mister Mendicino in tutte le partite finora disputate per iniziare la gara, e lo confermiamo, sono proprio loro i 5 che partiranno. La Basilicata risponde con Potenza tra i pali, poi il capitano Lucisano, 10 Sigillino, 8 Bruno, chiude il quintetto il numero 3 Filippo. È tutto pronto al Palatinà di Lazzaro per il fischio d'inizio di questo quarto di finale, categoria Under 19. Qualche secondo e poi partirà la gara in diretta su Futsal TV, la piattaforma ufficiale della divisione calcio 5. Intanto ringraziamo in regia Roberto Attenni. Calabria e Basilicata, la Calabria attaccherà da destra verso sinistra in completo completamente rosso. Sull'altro versante di gioco la Basilicata in divisa completamente gialla. Ci siamo, sta per partire la sfida tra Calabria e Basilicata. Basilicata che batterà il calcio d'inizio, si parte con Filippo che scarica su Sigillino, poi capitano Lucisano a gestire il possesso, subito il pressing della Calabria. Però il direttore di gara fischia subito perché non è partito il crono. Adesso sì, forse bisogna ripartire con il signor Moreno Longo che deve scodellare la palla. E il numero 3 Filippo che si avvicina all'arbitro numero 1, al primo arbitro della sfida, l'internazionale di beach soccer Moreno Longo. Palla per Lucisano, poi Sigillino, ancora capitano Lucisano che si trascina la palla fuori sulla pressione di Lorenzo Gallo, e la Calabria in fase offensiva con Gentile, poi lo scarico per Verardi su Ali, Ali per Gentile, Gentile supera la metà campo, ancora Gentile, torna dietro da Ali, poi la palla su Verardi ed il calcio d'angolo per la Calabria con il capitano Andrea Lì che va a raccogliere il pallone, angolo sulla sinistra, anzi è rimessa laterale,
rimessa laterale, la palla dentro, toccata da Sigillino, ed è questa volta sì che è calcio d'angolo per la Calabria. Ali alla battuta, palla forte in mezzo, la Basilicata riesce a liberare con il numero 8 Bruno, e ricaccia indietro la Calabria, rimessa laterale nei pressi della linea mediana di centrocampo, ancora il capitano Andrea Lì a rimettere in gioco, palla dall'altra parte per Gentile, Gentile uno contro uno di Gentile su Filippo, bravissimo il numero 3 della Basilicata a ripartire, il gioco di gambe, poi è Verardi che anticipa l'avversario, il tiro di Verardi, la Basilicata riesce ancora a ripartire, ma bravissimo Francesco Verardi, la palla per Gallo, il tiro di Gallo che non inquadra lo specchio della porta. Ci ha già provato Lorenzo Gallo. Un minuto è trascorso, 0-0 tra Calabria e Basilicata, quarto di finale categoria Under 19. Sigillino con la palla tra i piedi, poi Bruno, Bruno per Lucisano, Lucisano per Filippo, Filippo per Bruno, Sigillino, palla al 10 della Basilicata, il numero di Sigillino su Gallo, poi lo scarico per Bruno, Bruno per Lucisano, avanza il capitano della Basilicata, opposizione di Gallo che caccia indietro la Basilicata, deve ripartire da dietro capitano Lucisano, la Veronica del capitano a saltare l'avversario, poi Ali guadagna la palla, trasforma l'azione in offensiva, la perde ma Bruno fa segno di non aver visto, mette la sfera fuori, intanto è rimasto a terra il capitano della Basilicata Lucisano. Non dovrebbe essere nulla di grave, una botta al costato sembra. E si rialza. Rimessa laterale per la Basilicata. Sigillino, palla in mano. Che la restituisce alla Calabria. Quindi si riparte da Giuseppe Gullì. Gullì per Verardi, Verardi per Gentile. Gentile scarica su Ali. Ali tenta l'imbucata, poi recupera palla ancora su Gentile. Gentile per Gallo in fascia sinistra. Alza la testa Gallo, scarico su Ali. Ali su Verardi. Verardi ancora per Gallo. Di spalla Gallo per Gentile. Non riesce il numero al giocatore del Real Cremisa. E la Basilicata può ripartire con Bruno. Bruno per Sigillino. Tenta l'uno contro uno Sigillino, salta Verardi, poi in banda per Lucisano il tiro ed è Ali che ribatte, fa da schermo. Resta in possesso palla la Basilicata. Filippo, la palla per capitano Lucisano. Lucisano scarica su Sigillino, poi ancora Filippo. Pressato da Ali, perde palla, rimessa laterale Calabria. Gentile ha già ripreso il gioco, Verardi, Verardi per Ali, Ali ancora per Verardi, la palla su Gentile in fascia sinistra, Verardi pressato, perde la palla, poi Filippo tenta di saltare lì, non ci riesce, poi si libera ancora Filippo, il tiro di Filippo sull'uscita di Gullì, palla larga, conclusione che non è risultata pericolosa. Giuseppe Gullì a rimettere con le mani per la Calabria, palla su Ali, Ali per Verardi, Verardi per Gallo, Gallo sulla fascia, se ne va Lorenzo Gallo, il tiro tentato da Gallo, la scivolata di Sigillino, buona iniziativa di Gallo, in banda destra, viene fermato, quindi rimessa, rimessa laterale Calabria con Andrea Lì, 16:49 sul cronometro. 0-0 tra Calabria e Basilicata al Palatina di Lazzaro. Ali, la palla su Gentile, tenta l'uno contro uno Gentile, il tiro di Gentile fuori dallo specchio della porta, non inquadra la porta di Potenza e riparte la Basilicata.
con Sigillino. Sigillino apre per Filippo, è lì che capisce tutto, poi riesce a servire Gentile che se ne va in fascia, troppo lungo il controllo di Gentile, uno stop ad inseguire praticamente, palla fuori e la Basilicata riparte ancora con il 10, Sigillino, palla su Lucisano, poi Bruno viene fermato, riparte la Calabria con Ali, scodella la palla su Verardi, la girata di Verardi, ci ha provato il ragazzo della Città di Fiore, non ha trovato lo specchio, poi Filippo per la Basilicata, ancora Sigillino, passano dai suoi piedi le giocate della Basilicata, adesso Filippo, si gira subito Filippo verso la porta, non trova lo specchio per fortuna della Calabria. Riparte la squadra di mister Mendicino con Ali, Ali su Gallo, fermato Gallo, ancora una rimessa laterale per la Calabria nella metà campo offensiva con Andrea Ali alla battuta, la palla su Gallo, viene contrastato, riesce a tenere il possesso, palla che sfila fuori, rimessa Calabria, lì Verardi, Gentile, siamo già dall'altra parte, palla su Gallo, suola la palla, la controlla, viene fermato da Sigillino, Calabria che resta ancora in possesso, Gentile ha già rimesso per Verardi, Verardi su Ali, Ali per Gentile, uno contro uno di Gentile, la sfida tra numeri 8, poi ci ripensa e torna dietro da Gallo, Gallo per Verardi, Verardi ancora per Gallo, nulla di fatto per il momento, finisce tra le mani di Potenza la palla, poi riparte Lucisano, Bruno, Lucisano, Sigillino, il pressing di Ali e Gallo, guadagna palla la Calabria, Gentile scarica su Verardi, a sua volta su Ali, Ali suola per Verardi, ancora Gallo, ancora lì, triangolo con Gallo, palla lunga, buona l'idea dei due. E adesso fa il suo esordio Saponara nella Basilicata con il numero 7 al posto di Filippo. Entra Saponara, palla a Sigillino, Bruno, braccato da Verardi, Gentile guadagna palla, poi il numero su Lucisano, si chiude in banda, viene fermato da Saponara che riparta, Saponara vince il contrasto con Gallo, Saponara e non trova lo specchio, caparbio Saponara senza però trovare lo specchio della porta, Verardi, Verardi per Gallo che non riesce a trovare il pallone, toccato da Potenza, calcio d'angolo per la Calabria, buonissima la palla filtrante, Gallo non è arrivato ad impattare il pallone, guadagna l'angolo la Calabria, palla dietro per Ali, il tiro da fuori di Ali, ancora deviato da Bruno e ancora calcio d'angolo, Gentile sempre sul pallone, palla dietro ancora per Ali, Ali apre per Verardi, si accentra Verardi, porta palla, poi scarica su Ali, Ali per Gentile, poi per Gallo, uno contro uno in banda per Gallo che perde la palla sul contrasto di Lucisano, poi la riguadagna Gentile, Verardi, Ali, guadagniamo subito la palla, il tiro velenoso di Ali, rasoterra velenoso del capitano, si allunga la Potenza, palla in calcio d'angolo, velenosa la conclusione dalla distanza di Andrea Ali e calcio d'angolo per la Calabria, 13:54 da giocare. Primo tempo 0-0 tra Calabria e Basilicata, Sigillino di spalla, palla fuori, rimessa laterale, torniamo dietro, la Calabria indietreggia, ancora Ali verso la porta, non trovando però il compagno, Saponara, Lucisano, uno contro uno di Lucisano, Lucisano che perde palla, palla su Ali, Ali e poi l'imbucata per Lucisano, sfiora addirittura l'autogol la Basilicata nella circostanza,
Calcio d'angolo ancora a Calabria. Ali, Ali la palla dietro per Verardi. Verardi, il tiro di Verardi rimpallato da Bruno e la Basilicata può riorganizzarsi. Fallo laterale. Saponara per Lucisano che sparacchia fuori. E mister Mendicino chiama il time out. Time out Calabria. Ne approfittiamo anche noi per un minuto di pausa. Termina il minuto del time out chiamato da mister Mendicino per la Calabria. Rimessa laterale a favore della Calabria con Ali sulla palla. Lo scarico dietro per Verardi. Verardi apre in fascia sinistra su Gentile. Uno contro uno di Gentile su Sigino. Poi ci ripensa, torna dietro da Ali. Ali per Gallo, controlla la sfera Lorenzo Gallo, poi serve ancora dietro Ali. Ali apre per Verardi. Verardi su Gentile. Lo scarico dietro per Ali. Ali ancora in fascia destra, banda destra per Verardi. Verardi per Gentile in orizzontale, siamo dall'altra parte. Sfida tra numeri 8, Gentile. Tiro sballato da Gentile. Conclusione larghissima. Potenza può già rimettere in gioco la Basilicata. Riparte con Sigillino, Sigillino dall'altra parte per Bruno. Ancora Sigillino, ancora Bruno. Il 10 e l'8 a ragionare, poi pressa Verardi Bruno. E alla fine guadagna la sfera Verardi, per poco non si incunea nell'area di rigore. Poi la palla su Lucisano, dall'altra parte che funge da pivot in questa azione. Gallo a liberare. Sale la Calabria, Potenza la rimette in gioco. Lucisano, palla su Sigillino. Lucisano, Saponara, scodella per Bruno, palla lunghissima che finisce fuori. Gulli la rimette. Verardi, Gentile. Gentile va veloce in fascia destra, la palla per Gallo! Lorenzo Gallo! Lorenzo Gallo! 1-0 Calabria, 12-03. Il gol di Lorenzo Gallo. Gol della Calabria, 12-03, gol di Lorenzo Gallo, che sblocca la contesa. Basilicata che torna sul parquet con il numero 9 Fortunato davanti. Lucisano, Fortunato, tiene la palla Fortunato, poi la perde, riparte ancora Gallo, gioco di gambe di Gallo, palla per Gentile. Dall'altra parte per Verardi che non riesce a controllarla. Intanto esce Saponara e rientra Filippo nelle fila lucane. Il numero 3 Filippo avanza palla al piede, poi torna dietro dal suo capitano Lucisano che scarica su Sigillino. Sigillino entra in area, poi scarica su Filippo che cicca la palla.
non trovando modo di colpirla bene. Palla che si perde fuori, è già ripartita la Calabria. Verardi è lì. È lì per Gallo. Verardi. Scucchiaia per Gallo, poi Gentile. Fermato Gentile, poi salva sulla linea addirittura la Basilicata. Dovrebbe essere stato fortunato, sì, è proprio lui, fortunato a salvare sulla linea. Il numero 9 è appena entrato. Adesso riparte l'azione calabrese con Ali, Ali in banda su Gentile. Gentile perde il possesso della palla, Lucisano la recupera. Poi pressato da Ali, Ali la guadagna ed è calcio d'angolo. Ottimo il pressing di Ali, che poi calcia velocemente, trovando nuovamente il calcio d'angolo. Filippo ha fatto da schermo in questa occasione. Gentile, Ali, il tiro dalla distanza di Ali, ancora rimessa a Calabria. Ali tocca per Verardi, incespica sul pallone Verardi. La Basilicata si organizza mentre esce Lucisano e rientra Bruno sul parquet con il numero 8. Sigillino gestisce la palla, poi ancora Bruno, Bruno per Filippo, anzi per Fortunato. Gallo recupera palla, serve a lì la scivolata di Filippo ad evitare che Ali possa involarsi. Rimessa laterale Calabria, però il gioco è fermo per l'infortunio di Fortunato. Chiama lo schema mister Mendicino. Ali sul pallone. Rimessa laterale Calabria, 10 minuti 24 secondi da giocare nel primo tempo. 1-0, gol di Lorenzo Gallo. Ancora Gallo che se ne va in banda, viene fermato da Filippo, palla fuori, rimessa a Basilicata in questo caso. È lo stesso Filippo che la rimette per Bruno, Bruno su Fortunato, poi interviene Gallo, fallo laterale per i Lucani nuovamente. Filippo, Filippo scarica per Bruno, Bruno per Sigillino. Sigillino per Bruno. Ancora per Sigillino, anticipato nettamente da Ali, Ali che se ne va sulla fascia sinistra, raddoppiato Ali da Filippo e Sigillino, lo stesso Filippo recupera palla, poi salta Gallo, poi Fortunato che salta anche Verardi, risolve tutto Giuseppe Gulli. Palla per la Basilicata ancora con Sigillino che sbatte su Verardi, un muro, Francesco Verardi. 6 reti per Verardi in questo torneo. Gentile riprende il gioco. Ali. Sigillino. Il tiro dalla distanza di Sigillino. Distanza siderale. Non trova assolutamente lo specchio della porta. Riparte la Calabria con Ali, poi Verardi. Gentile, metà campo offensiva, Gentile in banda contro Bruno, Gentile prova a saltarlo, non ci riesce, Sigillino che recupera palla. Poi la scivolata di Ali ed il fallo laterale addirittura che è per la Calabria. Ali è bravissimo a far carambolare la palla sui piedi di Sigillino. Francesco Gentile a rimettere la palla in campo. Verardi, Ali, ancora Verardi, Ali, palla su Gentile, Gentile difende questa palla, poi viene raddoppiato. Rimessa Basilicata con Sigillino, poi Bruno, Bruno trova Filippo tutto solo in fascia sinistra, Filippo salta Verardi, poi salta anche lì, Filippo la palla per Sigillino. E la Basilicata sfiora il pari.
Intanto esce Gallo, entra Tigani. Gulli, la palla per Tigani. Tigani a contrasto con Bruno, poi Ali la lascia scorrere intelligentemente. Riprendiamo ancora una volta dalla rimessa dal fondo, campo con Gulli. Ali, Berardi, palla lunga per Tigani. Non arriva il numero 9, riparte la Basilicata. Ancora con Sigillino, il numero 10, Sigillino, il tiro di Sigillino, la parata di Giuseppe Gulli. Poi Verardi per Tigani, Tigani difende questa palla, gli viene sradicata. Sigillino prova a saltare tutti. Il tiro poi di Filippo, ancora con una mano Gulli a dire di no. Gulli a dire di no. Angolo per la Basilicata, batte Sigillino, palla dentro per Filippo, viene anticipato Filippo, poi riparte la Calabria con Ali, Ali viene rimontato da Fortunato, palla su Potenza. Bruno, Bruno per Filippo, Filippo per Bruno, Bruno ancora per Filippo, palla su Sigillino, fermato da Verardi, poi riparte Tigani. Viene fermato Tigani. Tigani match winner della finale playoff del campionato regionale di Serie C1 calabrese, con la vittoria del suo Polistene Calcio 5 proprio qui a Reggio Calabria, non in questo Palasport, nel Palasport di Gallina. Adesso la palla su Gentile, Gentile che trova Verardi, Verardi tenta di servire Tigani, viene fermato da Bruno, deviazione fondamentale, calcio d'angolo per la Calabria. Mentre sul parquet vediamo anche il numero 11, Iannuzziello per la Basilicata. Al piccolo trotto Andrea Lì, 7.37 da giocare, 1-0 per la Calabria. Ali lo scarico dietro per Verardi, la botta di Verardi, ma c'era fallo. Fischiato fallo alla Calabria. Sigillino, palla su Bruno, Bruno tenta di saltare Tigani, bravissimo Tigani, ed è rimessa per la Calabria. Gulli a riprendere il gioco per la Calabria. Palla su Gentile, fermato Gentile, riparte Sigillino. Palla su Iannuzziello, 11 appena entrato. Poi su Sigillino, Sigillino si accentra, prova a saltarne due, Sigillino la botta. La parata di Gulli, allontana poi Ali. Dialogano Sigillino e Bruno, ancora Sigillino messo a terra da Verardi. Secondo fallo di squadra per la Calabria. Basilicata che si affida alle giocate del suo numero 10. Intanto rientra il capitano Lucisano sul parquet, mentre Bruno deve battere questo fallo laterale, questo calcio di punizione ovviamente. Il calcio di Bruno verso Lucisano, completamente sbagliato, buon per la Calabria. Con Ali che la rimette in gioco su Gentile. Gentile scarica per Verardi. Verardi per Ali. Ali supera la linea di metà campo. Palla dall'altra parte per Gentile. Gentile vince il contrasto una volta, poi lo perde una seconda. Il tunnel di Iannuzziello su Verardi, che viene anche ammonito. Ammonito Verardi.
ammonito Francesco Verardi. Intanto esce Tigani, torna Gallo sul parquet. Bruno a battere questa punizione per la Basilicata. Tre falli ai danni della Calabria, non ne ha commesso nessuno invece la Basilicata. 1-0 però il punteggio in favore dei calabresi. Bruno ancora sbaglia la misura del passaggio. Riparte la Calabria con Ali. Ali su Verardi, Verardi su Gentile. Viene toccato Gentile, poi è Verardi che prova a guadagnare spazio per involarsi verso la porta, non ci riesce. Rimessa laterale Calabria. Ali. Gentile. Verardi. Ali. Ancora su Verardi, la botta di Verardi impallata, poi ancora Verardi, Caparbio. Gentile, palla direttamente su Sigillino. Ali, la botta da fuori di Ali, palla altissima. Sui pali della porta, difesa da Potenza. Riparte Bruno, Bruno dall'altra parte per Lucisano. Addomestica la palla Lucisano, si gira in un fazzoletto, viene messo a terra da Verardi, riparte la Calabria, non c'è fallo, Gentile per Ali, Ali il tiro di Ali, la grande parata di Potenza, poi la palla veloce di Ali per Gentile, ancora Ali prova a sorprendere la difesa della Basilicata. L'arbitro intanto ferma il gioco, è rimasto a terra il capitano dei Lucani, nessuno si era reso conto dell'accaduto. Rimasto a terra Lucisano. Si riparte con il signor Gionfalo di Rossano che restituisce palla alla Basilicata. Bruno, palla su Lucisano. Ali, il colpo di tacco di Ali per Gentile. Ancora su Ali. Palla fuori, Sigillino alla ripresa delle operazioni di gioco. Per Iannuzziello, poi ancora Sigillino, ancora per l'11 che scarica dietro su Bruno, che riapre su Sigillino. Sigillino contro Ali. Prova a saltarlo, apre poi in banda per Bruno. Bruno che non passa su Verardi. Verardi scarica per Ali. Non arriva il pallone alla 10. Poi l'altro 10, Sigillino che si invola. Non riesce però la giocata al 10 Sigillino. Gallo contro tutti, parte solitario Gallo. Il tiro di Gallo! Azione solitaria di Lorenzo Gallo. Ha fatto tutto lui. Bravissimo, 5-0-3. Ancora Gallo. Ha fatto tutto lui praticamente. E c'è time out Basilicata. Time out chiamato dal tecnico della Basilicata. Calabria in vantaggio per 2-0, la doppietta di Lorenzo Gallo, reti al 12-0-3 e 5-0-3. Anche noi andiamo in pausa per un minuto.
5 minuti e 0-3 da giocare, 2-0 per la Calabria, doppietta di Lorenzo Gallo nel quarto di finale della categoria Under 19 qui al torneo delle regioni. Lucisano, calcio d'inizio della Basilicata dopo la rete della 2-0 della Calabria, ancora Lucisano, sbagliato l'appoggio, la Calabria può ripartire da una rimessa laterale, intanto entra Chiappetta sul parquet per la Calabria, poi Ali tenta di servire ancora Gallo, riparte Romeo per la Basilicata, Romeo viene fermato ancora da Ali e poi nuovamente Gallo, ancora un'azione solitaria di Gallo, stavolta fermato da Iannuzziello, guadagna una rimessa laterale. Ma l'arbitro non assegna la rimessa alla Calabria, palla per la Basilicata, è già ripartito Sigillino, poi Bruno, completamente errato il passaggio per il compagno. ...4:34 da giocare nel primo tempo. Chiappetta, la palla per Ali. Ali su Verardi. Verardi per Gallo. Gallo in un fazzoletto contro due. Resiste, poi perde la palla. Bruno la scarica su Sigillino, poi Lucisano. Tenta di saltare Ali, non ci riesce, la bordata di Ali, la palla che rimane sotto il corpo di Potenza. Altra occasione Calabria con il capitano Andrea Lì, legittima il doppio vantaggio la Calabria, poi adesso Verardi per Chiappetta, il tiro di Paolino Chiappetta, palla fuori di un nulla, Calabria vicinissima al gol del 3-0 con Chiappetta della Domenico Sport. Mentre adesso la Basilicata sbaglia un appoggio in fase di impostazione, quindi Verardi può andare a riprendere il gioco. Verardi su Ali, ancora scambiano i due, palla nei piedi del capitano calabrese, ancora lo scambio con il 4 della Città di Fiore, Ali in banda sinistra, se ne va Ali, salta il primo, poi esce Potenza, alla fine Filippo che sbroglia la situazione mandando la sfera in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo di Andrea Lì, la palla fuori per il tiro di Verardi a contrasto con Filippo, palla fuori, Sigillino per la Basilicata a battere questa rimessa laterale, palla lunga con Chiappetta che anticipa l'avversario e poi subisce anche fallo e viene ammonito il capitano della Basilicata. Ammonito Lucisano nelle fila lucane, precedentemente era stato ammonito Verardi sul risultato di 1-0, adesso il risultato dice Calabria 2 Basilicata 0, 3:19 da giocare. Confabulano Ali e Verardi per questo schema su calcio di punizione, la distanza è notevole, vediamo cosa decide di fare il capitano, si allontana Verardi. Verardi va direttamente per la porta, Verardi per poco non sorprende Potenza che in due tempi la fa sua e riparte la Basilicata, Filippo, Filippo su Lucisano, Lucisano torna dietro dal numero 2 Silletti che ha appena fatto il suo ingresso in campo, poi Lucisano ancora, palla su Sigillino, Sigillino per Lucisano, sbagliato, guardata la misura del passaggio. La Calabria che riparte con Ali che ha dato a Verardi, Verardi ancora su Ali, scorre il cronometro, meno di 3 minuti all'intervallo. Ali, la palla profonda, intelligente per Verardi, Verardi solo davanti al portiere, viene fermato, nuovo calcio d'angolo Calabria.
Buonissima l'azione offensiva, intelligente il taglio di Ali per Verardi, che ha seguito l'azione del compagno. Calcio d'angolo per la Calabria, che appetta sul pallone. Palla dietro per Ali, il tiro da lontano di Ali, la botta improvvisa del capitano, palla fuori. Sta provando il capitano con diverse soluzioni ad impegnare Potenza. Poi Romeo, palla che sbatte sulla schiena di Gallo. Ancora Gallo a limitare l'azione lucana. Rimessa laterale. Bruno. Bruno fermato dall'intuizione di Ali e poi Gallo e poi ammonito che appetta. Ancora un'ammonizione nelle file calabresi, mentre è rimasto a terra il numero 8 Bruno, colpito. Due minuti e 21 da giocare, 2-0 Calabria. Ancora a terra Bruno, gioco fermo. Con lo staff medico della Basilicata che presta le cure del caso al numero 8 Bruno. Angelo Bruno in forza al Gorgoglione, vice capitano di questa squadra. Ricordiamo anche che la Basilicata ha solo 11 giocatori in distinta. Calcio di punizione per il fallo su Bruno. 4-1 la situazione, falli, 4 falli commessi dalla Calabria. Riparte la Basilicata, Lucisano tenta di girarsi, viene fermato da Ali, ripartono Ali e Gallo, va da solo Ali e ancora Ali che non riesce a trovare lo specchio della porta, ci sta provando in tutti i modi il capitano, poi Verardi messo a terra da Lucisano, sta rischiando Lucisano perché è già ammonito. Verardi, Gallo, cappetta, fermato da Silletti, poi riparte il numero 2, palla su Lucisano, Lucisano su Sigillino. Entra dentro il campo Sigillino, poi si ferma, tenta l'1-1 con Ali, Ali fa muro, perde palla la Basilicata, che appetta per Gallo, Gallo per Verardi, Verardi per Ali, Ali ancora per Chiappetta, Chiappetta si gira, va solitario, Chiappetta ancora, Chiappetta, poi perde la palla, la recupera Ali, che non trova Gallo per l'interferenza di Filippo, Giuseppe Filippo. 1-26 da giocare, 2-0 per la Calabria. Ali palla su Gallo, Verardi, Chiappetta, lungo, troppo lungo il suggerimento su Gallo. Riparte la Basilicata con Sigillino. Uno contro uno di Sigillino su Chiappetta, cerca lo spazio per tirare, poi serve Filippo che non riesce a trovare Lucisano, palla fuori. Parte intanto il countdown, meno di un minuto al riposo. Verardi, Verardi per Ali, Ali guadagna il pallone, lo ottiene, lo scarica su Gallo, ancora Ali, torna dietro Ali da Gallo. Il tiro di Gallo che non trova lo specchio della porta.
Gallo non trova lo specchio della porta. Riparte Sigillino per la Basilicata. Lucisano trova il modo di calciare, poi Gallo interviene rintuzzando l'offensiva della Basilicata. Tiro di Lucisano che non ha trovato quindi lo specchio della porta, lo spazio giusto per impensierire Gulli. Sigillino, Lucisano, perde palla Lucisano, tenta di involarsi Gallo, viene fermato dallo stesso Lucisano, poi Sigillino, palla nelle braccia di Gulli, termina così la prima frazione, suona la sirena, 2-0 per la Calabria alla palattina di Monte San Giovanni Lazzaro. Gallo Show, doppietta di Lorenzo Gallo. Le reti 12-03, 5-03. E noi andiamo a riposo sul 2-0, Calabria 2, Basilicata 0. A tra poco per la seconda frazione di gioco, sempre dalla palattina di Motta San Giovanni Lazzaro. Massimo, ci vediamo. Dove vuoi, mister? Tu sei il padrone. Facciamo? Sicilia campione di Italia, abbiamo perso l'anno scorso, il Veneto storicamente è sempre stato forte. C'è sempre una prima volta. Sì, speriamo.
Lucio Minniti che mi scrive che sta vedendo la partita da casa, si vede a scatti, però mo dovremmo aver risolto perché il segnale è da Roma, non dipende da noi. È bravo, dai. Presidente, su Futsal TV devi andare, www.futsaltv.it per vedere la partita. Ho scoperto che già ci sono i croci, non è una cosa, sono le cose, sì, sì, che è 1-1, mi ha segnato uno, c'è un altro, speriamo un po' di espulsi, così, guarda, aspettate, oh, no, perché ci sono pure, sì, Piemonte pareggiava, forse, 1-1, sì, la Sardegna vinceva, diciamo, 2-0, forse, la Sardegna, Marchi Piemonte 1-2, ma se mi piace c'è qua in caso dobbiamo fare passare, sì? Rimasto proprio con Gese che poi segnerà e anche
Torniamo in diretta dalla palazzina di Motta San Giovanni, Lazzaro, per il secondo tempo del quarto di finale tra Calabria e Basilicata, categoria under 19. Calabria avanti di due reti, doppietta di Gallo. Tutto pronto per il fischio d'inizio della ripresa. Solito quintetto calabrese, Gulli, Verardi, Gentile, Ali, Gallo. La Basilicata con Potenza, Filippo, Lucisano, Bruno e Sigillino. Gli stessi quintetti poi che hanno iniziato la partita. Lucisano, palla su Sigillino. Ancora Lucisano. Lucisano torna da Sigillino. Il controllo di Sigillino, la palla su Lucisano. Lucisano si libera per calciare, poi recupera palla Gentile che serve Verardi dall'altra parte. Viene fermato da Sigillino, Verardi. Rimessa laterale per la Calabria, da Ali a Gallo. Gallo in banda destra, viene fermato da Filippo. Calabria che guadagna qualche metro. Il capitano Andrea Ali a battere questa rimessa laterale. La palla di Ali, Potenza che la respinge. Poi riparte la Basilicata con Sigillino, viene fermato da Ali, da Gentile. Poi il tiro di Ali, pericoloso, molto pericoloso. Calabria vicina alla Tris con il capitano Ali, diverse le sue conclusioni verso la porta lucana. Poi è Lucisano che parte in ripartenza, prepotente la sua ripartenza, si fa male cadendo. Gioco fermo per soccorrere il capitano della Basilicata che è caduto male, si rialza, non c'è bisogno dell'intervento del medico. Pieno in ogni ordine di posto intanto il palatina qui sulla tribuna, tutti a tifare per la Calabria, i ragazzi di casa. Palla che è Gentile, intanto non controlla. Rimessa laterale lucana, Filippo, Lucisano. Scucchiaia per Sigillino, viene fermato da Ali. La ripartenza della Calabria. Ali, palla su Gallo che la gira per Gentile, non aveva seguito l'azione. Rimessa laterale per la Basilicata con Filippo, tocca vicino per Lucisano, Lucisano lungo su Bruno, fermato Bruno da Verardi, poi Gentile, poi Gallo, la botta improvvisa di Gallo, ancora Potenza, poi Ali, il tiro di Ali e la grande risposta di Potenza. Ormai è una sfida aperta tra il capitano della Calabria lì e il portiere della Basilicata Potenza, che ha negato più volte il gol, e poi arriva il tris ed è Gallo Show. Gallo Show alla palatina, 18-20, ancora Gallo, 3-0 per la Calabria. Gallo Show al palatina, tripletta di Lorenzo Gallo. Calabria che si porta sul triplo vantaggio con il terzo gol di giornata di Lorenzo Gallo. Filippo, palla per Lucisano, Lucisano per Sigillino, ancora Lucisano, ancora Sigillino, Sigillino per Lucisano, Lucisano che salta Gallo, poi salta anche Verardi, il tiro e la traversa di Bruno. La
la traversa di Bruno, Basilicata anche sfortunata in questa circostanza, gran traversa di Bruno. Si resta sul 3-0 per la Calabria, che ha iniziato benissimo questa ripresa, sfiorando prima il gol con Ali e poi trovandolo ancora con Gallo. Riparte intanto Verardi, Verardi su Gentile, Gentile ancora su Verardi. Affonda Verardi in azione solitaria, Verardi prova a metterla in mezzo, rimessa per la Basilicata. Lucisano, sigillino, sigillino ancora, Romeo, sigillino, palla per Romeo, Romeo tenta l'uno contro uno, poi la palla in banda per Lucisano, Lucisano su sigillino che entra in area, viene fermato al limite, c'è calcio di punizione. Calcio di punizione dal limite dell'area per la Basilicata. Azione potenzialmente pericolosissima. Bruno ha già messo la palla a terra, qualche centimetro dietro la linea dell'area di rigore. Questa punizione pericolosa per la Basilicata quando mancano 17:06. Al termine della gara, quindi poco meno di 3 minuti dall'inizio della ripresa. Parte Bruno che colpisce Gallo. Poi Ali a contendere la palla ancora a Bruno, Gallo la mette in fallo laterale. Filippo, si riparte da Lucisano, poi sigillino, sigillino per Lucisano, Lucisano per Bruno, ancora rimessa laterale per la Basilicata. Bruno, Bruno per Lucisano, la parallela tentata da Lucisano per Bruno, palla che non passa, Basilicata che batte questa rimessa laterale con Lucisano che riceve palla, poi la scarica su Bruno, Verardi la contende Bruno, Bruno ancora riesce a praticarla dai piedi di Verardi che poi mette in fallo laterale, sempre la Basilicata in possesso con il tiro poi di Lucisano. Viene intercettato da sigillino che viene fermato dalla coppia Ali-Gallo. Altra partita difensivamente quasi senza sbavature per la Calabria, che ha subito pochissimo nelle tre gare del girone, ma anche quest'oggi. Poi Gentile, Gentile che parte in contropiede, non riesce a saltare Lucisano. La palla di Lucisano sbagliata, intercettata da Ali, ancora Ali, viene fermato da Bruno, poi Lucisano, poi sigillino, gioco di gambe di sigillino, palla per Bruno, Bruno viene raddoppiato, scarica dietro per Lucisano, ancora in banda destra per sigillino, poi dall'altra parte per Bruno, Bruno per Lucisano, il capitano tenta la conclusione direttamente in porta da lontanissimo, viene ribattuta la sua conclusione. E riparte l'azione lucana, tenta il numero Filippo su Ali, Ali che lo ferma. Poi la palla per Gallo, Gallo che libera tutto solo, Gentile, uscita di potenza, poi ancora Ali, fermato da sigillino, c'è time out. Time out chiamato da mister Mendicino.
anche noi ne approfittiamo per fermarci quando sono trascorsi quasi 5 minuti della ripresa. Risultato che sembra in cassaforte per la Calabria con la tripletta di Gallo. Ci fermiamo un attimo. Termina il minuto chiamato da mister Mendicino. Time out a 15-11 dalla fine di questo quarto di finale. Calabria che conduce 3-0 sulla Basilicata nel derby del sud. Ali alla battuta, si fa vedere Gallo, palla scaricata su Verardi. Verardi su Gentile, Gentile per Verardi. Verardi che tiene il possesso, poi scarica su Gentile che prova ad imbucare per Gallo, poi Bruno, Bruno per Sigillino, il tiro di Sigillino verso la porta. Ed è fallo laterale per la Basilicata. Sigillino, Silletti, poi Verardi, libera per la Calabria, recupera palla Sigillino, palla per Bruno, Bruno fermato da Gallo, Gallo che si invola, prova a saltare il numero 2 Silletti, non ci riesce, la Calabria che resta comunque in possesso, la rimessa laterale che batte Gentile, palla per Verardi, Verardi per Ali. Ali per Verardi che va a concludere, palla alta. Chiedeva un fallo Francesco Verardi, non è di questo avviso il direttore di gara, il secondo arbitro Gionfalo di Rossano. Filippo, Filippo in mezzo a due, interviene in aiuto Sigillino, viene poi fermato, poi va a contrasto con Gentile. Filippo, palla per Silletti, ancora il numero 2, poi Bruno, palla fuori. Gentile, palla per Gallo, ancora il numero 11, gli viene fischiato fallo, secondo fallo di squadra per la Calabria. Questa ripresa Calabria che sta conducendo saldamente per 3-0, tripletta di Gallo, giocatore della Futsal Fortuna, squadra che milita nella girone A di Serie C2 del campionato regionale calabrese. Poi Bruno tenta la giocata per Filippo, Filippo che non ce la fa più, chiede il cambio addirittura. E riparte la Calabria, Ali sbaglia la misura per Gallo, troppo corto il passaggio. Silletti,
sbagliato l'appoggio, riparte Verardi, Verardi costo su costo di Verardi, poi Gallo, l'uscita di Potenza, mentre intanto rimane a terra Verardi. Tutto rientrato, Gillino aveva messo la palla fuori, Ali restituisce la stessa alla Basilicata e si riparte, Silletti sbaglia l'appoggio, poi Saponara torna in possesso di palla, poi Fortunato, diversi cambi nella Basilicata, intanto Gallo conclude verso la porta non trovando lo specchio, rivoluzionato il quintetto della Basilicata, Bruno oltre all'estremo difensore Potenza, l'unico superstito, tre cambi contemporanei, ancora Bruno, Sigillino che è rimasto in campo, Saponara, Bruno, gioco di gambe di Bruno, salta Ali, non Gallo, fallo laterale per la Basilicata. Saponara, Bruno, poi Sigillino, poi ancora Bruno, Bruno per Sigillino, viene fermata l'offensiva Lucana, poi lo stesso Sigillino va a riprendersi il pallone, Saponara sbaglia il passaggio, Verardi lo intercetta e riparte Verardi, poi Ali, Ali con Potenza in uscita che evita il quarto gol della Calabria, poi Ali la botta da fuori di Verardi. Si salva ancora la Basilicata e riparte 3 contro 2. Palla su Saponara, Saponara per Fortunato e la riapre la Basilicata. 11:52. Fortunato, il gol del 3-1. La riapre la Basilicata. Gol della Basilicata, 3-1, 11:52 da giocare in questa ripresa. Tenta di rientrare in gara la formazione di mister Sant'Arcangelo. Adesso è Potenza che rimette la palla in gioco su Bruno. Bruno per Fortunato, anticipato da Verardi, poi il rilancio, se così possiamo dire, di Bruno che tocca il tetto della palatina. Rimessa laterale per la Calabria. Gentile, Gentile per Gallo, Gallo su Verardi, Verardi su Ali, Ali su Gentile, Gentile su Verardi, poi ancora Gallo, difende la palla Gallo, gli carambola sulla, sullo stinco e la rimessa è Lucana. Basilicata che riparte con Bruno e Sigillino, sempre loro due a gestire il possesso. Saponara anticipato da Ali, Ali si invola verso la porta di Potenza, bravissimo il portiere a metterci il piede. Poi ancora Ali a guadagnare il pallone. Ali che cade a terra, tocca la palla con la mano, il fallo è di Ali, fallo di mano. Terzo fallo per la Calabria. Non da sottovalutare la questione falli, 3 falli della Calabria, 0 commessi dalla Basilicata, 10:49 dalla fine. Bruno, Sigillino, i soliti noti per la Basilicata a gestire il pallone, sbaglia il controllo Bruno con Gallo che
si accontenta di far ripartire l'azione dei suoi senza affondare, sceglie di prendere la rimessa laterale. Ali, Ali per Verardi, Verardi su Gentile, poi su Gallo, Gallo su Ali, Ali! E il gol delizioso di Andrea Lee, delizioso il tocco sotto di Andrea Lee. 10:30. Il tocco delizioso del capitano Andrea Lee che tocca la traversa e finisce la sua corsa in rete. ...4-1 il risultato... ...metà secondo tempo... ...Calabria che torna a distanza di sicurezza... ...4-1 sulla Basilicata... ...tripetta di Gallo, gol di Ali... ...il gol del momentaneo 3-1 di Fortunato... ...sigillino alla battuta di questa rimessa laterale... ...Bruno la palla forte per Lucisano... Non controlla il capitano. Palla su Gallo. Gallo che non riesce a controllarla. Poi Ali in pressing. E questa volta il fallo è per la Calabria. Per il fallo di mani di Sigillino. Primo fallo di squadra per la Basilicata in questa ripresa. Ali dalla lunga distanza tenta di sorprendere Potenza il palo di Andrea Ali. Occasionissima per la Calabria per aumentare il divario. Palo di Andrea Lee. Bruno, Potenza in fase avanzata, poi Sigillino. Sigillino per Bruno. Bruno sbaglia la misura del passaggio. La Calabria con Ali a difendere questo possesso. Poi Gentile, poi Gallo. Ancora capitano Ali. Ali lungo per Gentile. L'assist per Verardi. Capisce tutto Lucisano. Riesce a metterla a terra. Poi Verardi che va a guadagnare ancora la palla. La Veronica di Gentile. La palla che era già uscita. Saponara. A rimetterla in gioco per la Basilicata. 9:22 sul cronometro, scorre il tempo che stringe per la Basilicata. Lucisano, poi Gallo. Bruno, Sigillino. Verardi, non c'è fallo, Lucisano, ancora Ale. Viene fermato il gioco per dar modo di pulire il parquet. ...8:56 da giocare sul cronometro. Tanto il signor Longor d'Arguiste, mister Mendicino. E la Basilicata ricomincia da Sigillino. Pressato forte da Ali. Palla per Saponara. Saponara libera. Si libera della sfera. Palla da Gullì a Gentile. Ali.
Gallo, ancora Gallo, uno contro uno di Gallo, torna dietro da Ali, Verardi, Verardi per Ali, Ali salta Lucisano, Vine, Vine banda e poi c'è ancora il fallo di mano di Sigillino, l'altro numero 10. Gentile alla battuta di questo calcio di punizione. Poi a parte invece lì la parata di Potenza. Ancora Gentile, apre su Gallo. Gallo su Gentile. Palla su Verardi. Verardi per Gallo. Gallo per Ali. Ancora Gentile. Ali. Verardi. Ali. Gentile. Tenta il numero, non ci riesce, difende palla, guadagna una rimessa laterale Gentile. Calabria che a memoria non ha sostituito nessun calcettista in questa ripresa, sono gli stessi 5 che hanno iniziato. Intanto Gentile, il tiro di Gentile, la botta da fuori, palla rimpallata. Ali sbaglia la misura del passaggio lì, poi va a riconquistare la palla, Gentile che viene forse trattonato, poi la Basilicata sbaglia la misura di questo passaggio in fase di impostazione, fase confusa. Verardi tenta di mettere ordine, Ali, Ali direttamente su Gulli, Gulli per Verardi, Verardi su Gentile. E mister Vendicino. Si arrabbia con i suoi. Intanto si riprende. Ali. Ali, bellissimo questo passaggio per Verardi che prova a saltare il suo diretto avversario Iannucciello. Non ci riesce. Poi la Puglia guadagna il timeout. Chiamato da... Guadagna il fallo laterale, intanto time out chiamato da mister Iannucciello, ne approfittiamo per un minuto di pausa anche noi. Fortunato, ripresa del gioco per la Basilicata, palla di Romeo su Sigillino, ancora Romeo, ancora Fortunato, palla in banda direttamente su di Iannucciello, poi Gulli fa sulla sfera, prova il tiro, troppo corta la misura,
Puglia schierata con il portiere di movimento è il numero 3 Filippo, che ha indossato la maglia del portiere, mentre Winter Sant'Arcangelo chiede ai suoi di velocizzare il giro palla. Puglia che saggiamente in fase di non possesso torna con potenza tra i pali. Palla lunga per Gallo. La Calabria pressa, non concedendo modo alla Puglia di mettere il portiere di movimento. Poi il velo con Gullì, la grande parata, poi è lì che anticipa Iannuzziello. Grande intervento di Gullì. Berardi, Gentile, Ali, sbagliata la misura del passaggio per Gallo, che esce, entra Spanò, esordio di Spanò in questa gara. Fortunato per Bruno per Sigillino per Bruno, ancora per Fortunato. Poi guadagna la sfera Ali e il gol di Andrea Ali, 5-38, 5-1. E ancora Ali, il gol della Calabria a 5-38 dalla sirena. Il capitano Andrea Ali, 5-1, tripletta di Gallo, doppietta di Ali. Puglia schierata con il portiere di movimento, 5-1 il risultato per la Calabria. Adesso Fortunato in banda per Iannuzziello. Bruno, palla lunga per Filippo, il colpo di testa. Torna potenza in porta nella Basilicata. Berardi gestisce la palla, poi Ali. Ali per Berardi lungo per Gallo. Ali guadagna nuovamente questo possesso, poi lungo il suggerimento per Gentile. Intanto nuovo avvicinamento tra Gallo e Spanò. Fortunato tenta di servire Filippo, Gentile a smorzare questo pallone, rimessa laterale Basilicata a Filippo, palla dietro per Sigillino, Fortunato, la botta di Fortunato, la palla che finisce al lato della porta difesa da Gullì. 4:37 da giocare, Calabria vicina alla qualificazione alla semifinale. Intanto Gullì sbaglia l'intervento, sbaglia la misura del passaggio. Per poco non ne approfitta Iannuzziello. Palla su Gallo, si gira Gallo, palla su Potenza che para. Gallo si era girato benissimo, la botta con l'uscita di Potenza, poi il numero in fascia e Fortunato serve Iannuzziello. Clamoroso errore sotto porta di Iannuzziello, che non trova la misura del pallone. Porta a vuota, Iannuzziello ha sbagliato il più facile dei gol. Poi Gentile è messo a terra da Sigillino. Calcio di punizione. Ancora a terra Francesco Gentile,
Entra il dottor Viola intanto in campo per assaggiare le condizioni di Gentile. Si rialza Gentile, nulla di grave per lui. Al suo posto entra la Chiappetta. Chiappetta nuovamente sul parquet. Va lì per Chiappetta. Chiappetta torna da Verardi. Verardi su Gallo, ancora Verardi. Iannuccello riesce ad involarsi, il tiro di Iannuccello e la grande parata ancora di Giuseppe Gullì. Risponde ancora presente Giuseppe Gullì, Puglia con la portiera di movimento, Bruno per Filippo, anzi è Sigillino. Bruno, Fortunato, sbaglia il passaggio Fortunato, palla che esce fuori e Filippo fa nuovamente posto a Potenza. Sbaglia intanto Verardi, Fortunato, poi rimedia lo stesso Verardi all'errore precedente. La Puglia guadagna qualche metro e si schiera nuovamente con il portiere di movimento. Fortunato, la botta di Fortunato, facile per Gullì, il calcio di Gullì, palla sballata. Palla fuori, poi Romeo, palla lunghissima. Era Bruno ovviamente con il numero 8. Rimessa laterale. Gallo, stop di petto di Gallo, la mette, la rimette dietro per Ali, Ali per Verardi, Verardi per Gallo, Gallo in solitaria, poi perde il pallone, la riconquista Bruno, Bruno per il suo numero 10 Sigillino, poi l'altro numero 10 Ali, costo to costo di Ali, che trova pronto Potenza alla parata. Potenza per Iannuccello, Puglia che probabilmente andrà nuovamente in power play, e così poi la palla esce fuori, non c'è fallo su Sigillino. Rimessa per Gullì su Gallo, Gallo lungo su Chiappetta, Chiappetta che tiene il pallone e non guadagna la rimessa. Intanto entrano nuovamente Spanò e Gentile. Bruno, Iannuccello, Bruno. Sigillino, Bruno, Iannuccello, il tiro di Iannuccello, la grande parata di Gullì. Poi Sigillino ancora, libera Francesco Gentile. Palla dietro per Bruno, Bruno per Iannuccello, Iannuccello per Sigillino, il tiro di Sigillino, la palla che si spegne al lato. Intanto ancora ennesimo cambio con Potenza che ritrova la porta, il lancio lungo di Gullì su Chiappetta, anticipato Chiappetta da Sigillino, Iannuccello in solitaria. Rimessa Basilicata. Filippo. Bruno, Iannuccello. Bruno. Filippo. Bruno.
Annunziallo. Palla in banda, dove Fortunato trova l'opposizione di Verardi. Intanto libera l'area Ale. Un minuto e 24 da giocare. Basilicata in power play con Filippo. Bruno. Annunziallo. Bruno. Palla dentro per Filippo. Poi Gentile. Tenta il calcio verso l'altra metà campo. Viene ribattuta la sua conclusione. Esce intanto Gentile. Entra Chiappetta. Verardi. Ali per Gulli. Esce Chiappetta, entra Gentile. Esce Gallo, entra Spanò. Filippo, che è in possesso, gioca ormai da portiere di movimento stabilmente, mentre parte il countdown. Meno di un minuto alla conclusione di questa gara. In mano saldamente alla Calabria, che vede la semifinale. 42 secondi alla conclusione. 5-1 per la Calabria. Netto il parziale. Verardi tenta di servire Chiappetta, che riesce ad entrare in possesso di palla. Poi Ali, va via Ali. Ancora Andrea Lì, il capitano, serve Gallo, la palla per Chiappetta, il tiro di Chiappetta, la grande parata di Potenza, che evita il sesto gol della Calabria. Palla dietro per Ali, si gioca adesso anche con il cronometro, palla su Gulli. Tempo che scorre, il lancio di Gulli per Verardi, Annunziallo. Salta tutti Annunziallo e tira fuori. Bella la giocata dell'11 della Basilicata, calciatore del comprensorio Sport Pisticci. Non ha trovato la porta di Gulli. Poi Sigillino, il colpo di testa, la palla su Fortunato. Fortunato uno contro uno su Alim, la mette dentro, Verardi salva, riparte Gallo e suona la sirena. La Calabria in semifinale. 5-1 alla Basilicata. Tripletta di Gallo, 12-0-3, 5-0-3, 18-20. Poi il gol di Fortunato 11-52, poi la doppietta di Ali 10-30, 5-38. La Calabria vola in semifinale, superata la Basilicata per 5-1. Dopo il 2-0 del primo tempo. Quindi dalla palattina, mentre siamo in attesa di capire il risultato dell'altra sfida, vediamo se in diretta riusciamo a capirne l'esito. E la partita è terminata, giocheremo contro la Sicilia. Sicilia che ha battuto il Veneto per 5-3, quindi si ripete la sfida dell'anno scorso, che vide la Calabria perdere 4-2 in finale contro i siciliani. Adesso si giocherà in semifinale, ma la Calabria vola in semifinale, superata 5-1 lo scoglio Basilicata. Io ringrazio Roberto Attenni in regia, dalla palatina di Motta San Giovanni Lazzaro è tutto. Calabria Basilicata 5-1, la Calabria approda in semifinale nella categoria Under 19. Da Massimo Scerbo è tutto, linea che torna allo studio. Thank you.